Intanto chiarisco subito una cosa perché molti me lo hanno chiesto ed è la cosa più corretta da fare. Noi andremo a referto a Pesaro con 11 giocatori. Il regolamento consente ovviamente di andare a referto con 11 giocatori, quindi con i 5 giocatori di formazione italiana obbligatori secondo la delibera 251/2012, insomma la delibera sull'eleggibilità del campionato italiano, e consente di andare a referto con 6 giocatori non formati, come nel nostro caso, a patto che ci sia un settimo contratto di giocatore non formato depositato in Lega. Per chiarire, il settimo contratto è quello di Aminu. Aminu non è, abbiamo ovviamente, come abbiamo annunciato, risolto la sua posizione contrattuale, ma d'accordo con il giocatore e con l'agente abbiamo chiesto di risolvere la sua posizione in Lega solamente dalla settimana prossima per consentirci di andare regolarmente con 11 giocatori in panchina in questa partita. Detto questo, che era una domanda che... Però posso fare una domanda? Sì, certo. Di più? Questo per rispettare i termini regolamentari, giusto? Dal punto di vista pratico, invece, rimarrà in panchina? No. Aminu non viaggia con noi. Non viaggia con noi perché non è inutile che viaggi con noi. Aminu non si è allenato questa settimana, ha preparato i bagagli e le sue cose, ovviamente doveva fare il passaporto per la figlia, tutte le cose che doveva fare dal punto di vista burocratico. Viaggeremo, come vi ho detto, andremo in panchina in 11, a referto in 11. Questo per evitare una multa di 50.000 euro? Questo per adempiere a quanto richiesto dalla federazione. Noi possiamo, volendo si può anche andare a referto col 5 più 5, ma ci priveremmo di un giocatore straniero e non siamo stolti a tal punto da farlo. E per quanto riguarda il mercato non abbiamo annunci ufficiali da fare, perché se no lo avreste ovviamente saputo dal nostro sito e quant'altro. L'annuncio che ovviamente stiamo lavorando giorno e notte, veramente giorno e notte, perché come sapete Alessandro Giuliani in questo momento è negli Stati Uniti e, come forse non sapete, sta continuando a tenere i contatti sia con Piero che con Daniele, con me, che con il Presidente, anche durante la sua notte. Per cui stiamo lavorando per arrivare la settimana prossima ad avere un nuovo giocatore che sarà il sostituto di Alade. Non è mai corretto promettere niente, diciamo che noi siamo fiduciosi la settimana prossima di avere il nostro 12° giocatore a disposizione per allenarci e giocare la partita contro Sassari diciamo a ranghi completi. Quindi se posso permettermi, come dici, possiamo aspettare il comunicato a Befana? Noi, ripeto, dire... riprendete a lavorare. Certo. Questo è quello che ci auguriamo. È chiaro che anche un giorno prima possa anche arrivare il giocatore per primi. Assolutamente sì, però finché, onestamente, l'esperienza ci insegna che fino a che non ci sono le firme su tutti i contratti e su tutte le carte è inutile dare per certa qualsiasi decisione. Per cui noi ci aspettiamo, speriamo, ci auguriamo la settimana prossima di poter annunciare un altro giocatore. Vi devo dire che il gruppo con cui Daniele e Piero stanno lavorando sta lavorando molto bene, cioè non è che in questo momento siamo, è chiaro, mancano degli aiuti, come magari Dani ci spiegherà meglio dopo. Questa settimana Marco Cardillo ha firmato a Chieti.
Marco per noi e per lo staff tecnico è stato un grande aiuto in questi mesi, perché ci ha dato una grossissima mano in allenamento e quant'altro. Questa settimana non si è allenato, non si è allenato a Mino, come vi ho già detto, per cui è chiaro che qualche difficoltà c'è stata, e, ripeto, ne parlerà Daniele. Dal punto di vista societario, la settimana prossima ci auguriamo, speriamo, di poter annunciare all'inizio della settimana un nuovo giocatore. Ma lei ha dato in mente pure, quindi per Sassari, dentro venerdì dovrebbe essere? Il termine di tesseramento di ogni nuovo giocatore è due giorni precedenti alla partita, per cui per la partita contro Sassari è venerdì alle ore 11. Prima di sentire il maestro Daniele, volevo chiedere a Enrica se la prossima settimana farete comunicati stampa anche sui litigi tra allenatori e giocatori. È una domanda seria. Certo che è una domanda seria. Così non lo sappiamo dare, per questo. Non credo proprio che era fatto una legge. Nessun comunicato da fare, né nessun nessun litigio da fare, sinceramente. Cioè, battuta necessaria. Una provocazione. Grazie. Il problema è che l'ultimo sarà per la canossa. È possibile allontanare il giornalista? Andiamo alle domande serie. Vabbè, infatti, siccome è una conferenza, dai. Solo questa si taglia, naturalmente. Però a parte gli scherzi. Vi prego di, allora, adesso parlo molto seriamente, vi prego di considerare nei rapporti, nelle relazioni con chi rappresenta il mondo dell'informazione, che ci sono atteggiamenti che non sono adeguati al prestigio, all'importanza della società di Serie A. Non so a cosa tu faccia riferimento, per cui non sono in grado di risponderti, perché non so a quali atteggiamenti. Nessuna responsabilità, mi sono rivolto infatti alla responsabile della comunicazione. Andiamo, poi ne parliamo adesso. Ma come ti permetti, basta scena? No. Se non la dici, non lo dici. Ma non è nessuna colpa per voi, nessuna responsabilità. Perché questa è una provocazione della stampa, allora, però Erika, leggo, a mettere le regole e a fare rispettare tutti. Sei il primo che fa delle polemiche quando poi non vengono rispettate. Lo ha pubblici senza senso, senza capo né coda. Allora, o lo dici dopo o lo dici tutto adesso, parliamo. Quella di prima era una provocazione, quella di dopo era una considerazione molto seria, perché io ho letto personalmente sul sito, su altre situazioni, racconti di litigi tra le altre cose, ho semplicemente condannato l'episodio ed era una provocazione. Condannato dal punto di vista mediatico, va bene? E secondo te aveva fatto un comunicato allora che cosa significa quello che si non è colto la provocazione iniziale, cosa che invece abbiamo colto tutti quanti. No, io non l'ho colta neanche io, non l'ho colta, per cui ritiriamo la battuta perché non è stata colta. Non l'ho colta, per cui non mi sembra che sia successo nulla questa settimana, per cui facendo proprio per continuare il discorso di Renato. Posso? Comprendiamo con Renato? Sì, ci mancherebbe. No. Come volete? No, finisci. Renato, volevo chiederti, la notizia che è uscita invece del probabile arrivo di Marco Panic, che poi invece non si è fatto più è chiaro, no, c'era qualcosa di concreto, è inutile nascondere che Ale, come da bravo manager, ha esplorato non una, non due, ma 10 piste diverse, perché ovviamente deve tenere aperte diverse possibilità. Una di queste piste, è vero, lo confermo, una delle piste seguite è stata Banic. Ripeto, non è stata l'unica, e contemporaneamente a Banic sono state seguite tante altre piste. Banic si è deciso di comune accordo di non proseguire su questa strada, si va su altre strade, per cui comunque è vero, su Banic c'è stato un interessamento. Anche sì, ripeto, le piste sono state tante, potremmo anche dirle. Diciamo che ce ne sono diverse, e adesso Ale sta tirando un po' le fila di tutto quanto. E senza fare nomi, ovviamente,
quali sono le difficoltà che state avendo in questo momento nel reperire un giocatore che non stato messo a referto già, come dire, domenica? No, le difficoltà, le difficoltà le ho, le ha già esplicitate molto bene Ale in una, in un'intervista che ha fatto sui giornali. In questo momento il mercato è un mercato di giocatori che stanno giocando in altre squadre, per cui non è un mercato come quello estivo in cui i giocatori sono liberi, per cui l'accordo si fa con l'agente, col giocatore, eccetera. Per cui ovviamente bisogna trattare con altre società i giocatori, quindi bisogna trovare un accordo anche con le altre società, i tempi si allungano, le problematiche si inaspriscono e ovviamente questa è la maggior difficoltà di un mercato fatto in questo momento. Poi è chiaro che se il giocatore non sta giocando, cioè quindi è libero da vincoli societari, scusate, non sta giocando, ma è libero da vincoli societari, allora ti devi chiedere perché è libero da vincoli societari, perché è infortunato, perché non so, per qualsiasi altra ragione, per cui anche questa in sé per sé è una difficoltà. È un mercato diverso. Alessandro, ripeto, lo ha esplicitato, lo ha spiegato, vi confermo che queste sono le difficoltà maggiori di un mercato fatto a campionato in corso. Posto che l'arrivo del pivot è un fatto acclarato, accertato, si tratta solo di scoprirne il nome, e considerato che comunque questa squadra è prima in classifica, io ripropongo a lui una domanda che qualche settimana fa ha fatto il capo allenatore, ossia se questa squadra dovesse rimanere da quelle parti in classifica, l'ipotesi di un ulteriore rinforzo è praticabile, sì o no, in altro settore del roster? In altro settore del roster? Io, questo è una domanda che va posta al capo allenatore, che ovviamente è responsabile dell'area tecnica, e ad Ale Giuliani che è il general manager. La nostra opinione, poi Daniele dirà la sua, chiaramente è che questo è un gruppo che lavora bene, credo, la mia opinione è che sia un bel gruppo, però è chiaro che una società, compatibilmente alle proprie risorse economiche, si deve sempre monitorare il mercato, su questo non ci sono dubbi. Poi voglio ribadire una cosa che secondo me è molto importante. La forza e la correttezza di questa società deriva dal fatto di non voler mai fare il passo più lungo della gamba. Questo sarebbe un errore. I nostri soci ci stanno mettendo un sacco di impegno, oltre che risorse proprie, il nostro sponsor sta mettendo risorse e quant'altro, il pubblico sta mettendo risorse, tutte le entrate sono quelle che sono. È corretto fare tutto quello che è nelle possibilità delle società senza andare oltre queste possibilità. Questo dal punto di vista societario. Dal punto di vista tecnico, magari Daniele ha qualcosa di diverso da dire da me. No, più o meno la stessa cosa, nel senso che il gruppo sta lavorando bene e il primo posto in classifica ne è la riprova. È normale che con il mercato aperto tutto l'anno c'è sempre la possibilità di intervenire, ma cioè sono le regole stesse che ti permettono di agire in un modo o nell'altro. Insomma. Quindi per ora andiamo avanti così. Beh, meglio pensare a Pesaro, direi. Allora, sì, infatti, continuo il discorso che stavamo facendo prima. Come ha detto prima bene Renato, non una settimana facile perché ci manca il pivot, non una settimana facile perché ci manca un ragazzo come Marco Cardillo, che finora ci aveva dato una grossa mano negli allenamenti quando qualcuno aveva qualche acciacco, non una settimana facile perché abbiamo avuto anche problema di Zerini, che ha infiammato i tendini d'Achille, sta facendo lavoro a parte. Speriamo stasera di riuscire a fargli fare una parte dell'allenamento, la speranza è quella, perché altrimenti abbiamo anche lui in meno. Questa settimana non si è riusciti a fare 5 contro 5 finora, non perché non volevamo, ma perché non ne avevamo 10. Cioè, ieri sera avevamo dei ragazzi della Juniores che ci facevano nono e decimo per riuscire a provare determinate cose, ma capite bene che non è la stessa cosa. Oltre a questa difficoltà di lavoro settimanale, ci mettiamo pure che la partita di domenica non è affatto una partita semplice, perché andiamo
fuori casa, in casa di Pesaro, che è una squadra affamata di punti perché deve salvarsi, dove alla fine parecchie squadre, diciamo, di alta classifica, come ad esempio Sassari e Roma, non l'hanno portata a casa così semplice, ma l'hanno combattuta fino alla fine, perdendo di 4-5 punti. Quindi è sicuramente una partita molto insidiosa, che arriva da un nostro buon momento, perché mi preme ricordare questo: oltre alla vittoria di Siena, che è agli occhi e sulla bocca di tutti, portata avanti tutta la settimana, perché abbiamo giocato bene, con il cuore, abbiamo battuto Siena, secondo me anche la partita di Avellino aveva portato a pensare che la squadra si era ritrovata dopo il periodo di appannamento. E mi preme ricordare, perché secondo me non l'abbiamo sottolineato abbastanza, che la partita di Avellino è stata persa per 2 punti e c'è stato un episodio di 1 punto che avrebbe, nonostante le reiterate proteste di Renato, che gli ha fatto una testa così al tavolo per cercare di cambiare la decisione, il signor Sardella, credo, ha deciso in ogni caso di dare 1 punto in meno a noi, e in una partita che è finita, sai, a pari punti, potevamo essere sopra di 1 in quel momento lì, oppure non so che cosa poteva succedere. Secondo me non è stato dato abbastanza risalto a questo problema del punto, e quindi ci tenevo a sottolinearlo. Noi arriviamo da 2 buone partite, da 2 buone prestazioni, e secondo me l'episodio del punto poteva anche cambiare in positivo quella partita, e adesso forse la stampa avrebbe spinto, sottolineato molto di più il fatto che arrivavamo da 2 buone prestazioni e non da 1, perché è più facile dire buona prestazione quando vinci rispetto a quando giochi bene ma magari perdi. Ecco, ci tenevo. Sì. No, ma lo sapevamo lì, perché Renato ha continuato a rompergli le scatole al tavolo, solo che non c'è stato verso di cambiare. Beh, dal punto di vista regolamentare, no, Renato... Non c'è possibilità di... Ovviamente ne abbiamo parlato agli arbitri prima, durante, dopo e continuamente. Abbiamo parlato con chi dovevamo parlare. Però voi benissimo sapete che non c'è possibilità di ricorrere su errore tecnico degli arbitri o degli ufficiali di campo. Per cui era inutile fare un ricorso, spendere dei soldi... ben sapendo che sarebbe stato rigettato a termini di regolamento. Ma è uguale, onestamente, la gestione dell'ultimo pallone è completamente diversa sopra di uno o sopra dell'altro. Poi magari, non so, magari la partita sarebbe andata diversamente, non lo so, però è uguale comunque. Era un tiro libero in una situazione di era una situazione di fallo più un fallo tecnico. Jerome Dyson ha segnato 3 tiri liberi su 4 e sono stati segnati sul referto solo 2 su 4. L'errore è netto, diciamo. È netto, il primo tiro libero non hanno segnato il punto, era un tiro libero di prova. Però nel punteggio è andato, no? No, non è andato, né a referto né sul punteggio. Poi c'è stata un'altra situazione. Che per fortuna siamo riusciti a correggere. No, un difetto. Il problema era proprio il tavolo, non gli altri. Il problema è il tavolo che ha segnato male sul referto la cosa. E quando è stato fatto notare al tavolo, il tavolo ha ribadito no, è corretto il punteggio. Fino a che non c'è stata la prima pausa, che è stata l'interruzione tra il primo e il secondo quarto. E il tavolo allora ha finalmente chiamato il primo arbitro, che è titolare della decisione, per avere informazioni. E davanti a me ha detto il primo arbitro, ha detto no, ha fatto 2 su 4, invece le immagini dimostrano che lui aveva fatto 3 su 4. Sì. Tornare a spesa, il fatto che si giocherà contro una squadra che forse è più bravo, no? Abbiamo anche la squadra che è primo cambia dal punto di vista tattico, ma sai, dal punto siamo in una situazione in cui abbiamo delle defezioni, quindi è molto importante dare alla squadra delle sicurezze. Non è che puoi andare a stravolgere la tattica o la chimica della squadra, quindi bisogna dare fiducia ai ragazzi, bisogna dare responsabilità ai ragazzi, perché ci ritroviamo con un uomo in meno, e quindi ognuno si deve sentire un po' più responsabilizzato, ma al tempo stesso sicuro di quello che fa. Quindi non andremo a stravolgere né tatticamente né le alchimie della squadra,
dobbiamo pensare alle nostre regole, portarle avanti, ben sapendo che abbiamo già fatto una partita contro Siena alla fine senza il lungo, però arriviamo anche da una settimana in cui non ci siamo neanche potuti allenare come volevamo. Dobbiamo fare di necessità virtù, non possiamo farci niente. Sappiamo che Annosiche ha una media di 4.9 rimbalzi offensivi a partita, lo stesso Trasolini, che è il loro numero 4, 2.8, 2.7, sono una squadra che ci va, sappiamo che là sotto bisognerà tirare cazzotti per portarla a casa in ogni modo, con chi c'è o chi non c'è. Tanto alla fine... Serve Zerini, serve Miro, serve Bullos, serve Snyder, servono tutti per portare a casa la vittoria con quelli che siamo, con le nostre forze, quello che abbiamo dimostrato finora, sopperire alle assenze con la forza del gruppo. Io volevo togliere una curiosità, ma può rispondere uno dei due, ma l'infortunio di Zerini deriva dal problema che ha il ginocchio, perché comunque... È una, ma ti dico, una domanda che dovresti rivolgere allo staff medico, no, ma ti dico, però non mi hanno dato certezze su questa cosa, quindi alla fine è un infortunio che doveva capitare, ma non correlato per ora sulla situazione del ginocchio per ora. Però ti dico, lo staff medico ne sa sicuramente di più. Un'altra domanda, se avevi fatto un pensiero tu e Piero Bucchi riguardo al fatto che la vostra squadra con le grandi gioca da grandi, le piccole si crea qualche problema, diciamo, di gioco, di mentalità. Ma da un lato credo che appartenga un po' a tutte le squadre degli ultimi anni, meno che Siena, perché alla fine è stata Siena negli ultimi anni che andava come un rullo compressore e vinceva di 20 con le piccole e se poteva di 30 con le grandi, perché voleva dimostrare che era la più forte. Credo che riuscire a giocare allo stesso modo, al di là del risultato, perché poi puoi vincere o perdere, tante volte c'è anche la forza dell'avversario, non c'è scritto da nessuna parte che le dobbiamo vincere tutte, però il fatto di riuscire a dare continuità alla prestazione e di riuscire ad avere un rendimento costante in tutte le partite siano degli step di maturità. La squadra pian piano deve acquisire... una mentalità che gli permetta di tirar fuori dentro di sé le motivazioni per giocare contro gli altri, quindi non di dire gioco contro Siena quindi gioco bene, gioco contro Montegranaro gioco così, deve venire io sono Brindisi, ho le mie forze, gioco con tutti allo stesso modo. Sono degli step di crescita e di maturità che ci continuiamo a lavorare e speriamo di aver debellato. Ma si fanno sempre i pensieri ogni giorno, 24 ore su 24. Vediamo dal punto di vista positivo, cioè ormai la grande, la pensa da grande, rischia di sottovalutare. Infatti quella è la prova di maturità. La prova di maturità è quella. È una crescita. Sappiamo anche che essere lassù per noi è un sogno, cioè perché ogni tanto perdiamo il lume della ragione e sembra che tutto ci è dovuto, che è normale quando ti trovi lassù. E invece per noi ci siamo arrivati con le unghie e con i denti e appena le unghie e i denti non funzionano più rischiamo di cadere giù, quindi finché di scivolare via. Quindi bisogna continuare a metterci unghie e denti, cazzotti, gomiti, e sangue, cuore, tutto quello che è nelle nostre caratteristiche. Ci sono altre domande? Sì, la domanda banale è che la partita di domenica è importante oltre che per il risultato in se stesso, anche perché poi, se l'ho scritto oggi, mi sono detto, è molto più importante che quella contro Sassari. Immagino che voi, visto che siete i fautori della vivere la giornata, partita dopo partita, questo pensiero non lo sia ancora posti davanti. Ma sai, il 24 ore. Esatto, è corretto, no, ma è corretto pensare partita per partita. È normale che il primo step è quello di Pesaro. Sappiamo benissimo che andare a vincere a Pesaro sarebbe un risultato positivo, sarebbe un ulteriore risultato utile per la squadra, un'ulteriore prova di maturità che ci porterebbe poi alla partita di Sassari, ma ci pensiamo dopo.
Intanto vediamo come va a finire con Pesaro, anche perché, ripeto, siamo in una situazione, fra virgolette, ma senza tante virgolette, di emergenza. Cioè, non è una partita normale. Oltre a essere una partita insidiosa per le caratteristiche di Pesaro, è anche una partita insidiosa perché non ci arriviamo al completo, con una settimana un po' tribolata. Quindi tiriamoci fuori sto dente di Pesaro e poi pensiamo al resto. Grazie. La Final Eight, come sempre negli ultimi anni abbiamo affrontato tutte le competizioni e tutti i premi che il campionato ci ha donato cammin facendo, quando arriveremo al weekend della Final Eight ci penseremo, cercando di fare il meglio possibile. Non è che andiamo alle Final Eight per fare una scampagnata, però non... Andiamo a fare il possibile per arrivare il più lontano possibile, però è inutile spendere energie nervose per le Final Eight che sono il 7, 8 e 9 di febbraio. Intanto pensiamo ad ora e poi dopo la partita del 2 di febbraio, se non erro, cominceremo a pensare alle Final Eight, assolutamente.